Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video dedicato alla collezione Esmara by Heidi Klum. Già ne trovate uno qui sul canale in cui vi ho dato una super anteprima riguardante appunto tutti i prodotti che sarebbero usciti. Diciamo che la mattinata non è iniziata molto bene perché tantissime di voi mi hanno scritto in privato su Instagram e anche tra i commenti qui su YouTube che praticamente erano stati ritirati o comunque non erano stati inviati alle varie filiali i maglioncini, pezzo forte almeno secondo me, ma anche da quello che ho capito secondo moltissime di voi, della collezione. Tante mi hanno chiesto i motivi di questa non vendita. Io ragazze sono molto sincera, non ne ho la più pallida idea. Non so perché Lidl abbia deciso di non venderli, sicuramente forse ci sarà stata qualche ragione, qualche motivazione sotto, ma ragazze io non so proprio che dirvi, però Seguite il video, ecco, datemi retta. Volevo innanzitutto parlarvi di tutta la collezione, perché comunque avevo già, come sapete, ricevuto alcuni prodotti da Lidl Italia, ve li ho appunto mostrati nel famoso video, ma oggi per la prima volta ho toccato con mano, ecco, i vari prodotti, ho dato un'occhiata a tutto e ho deciso di acquistare alcune cose che naturalmente vi farò vedere appunto nel corso di questo video. Inizio in primis con la collezione da bambina. Allora, riguardo i pantaloncini e le salopette, e non ho potuto vedere un granché perché comunque io non mi metto ad aprire le confezioni. Se trovo magari qualche capo fuori do un'occhiata, ma riguardo questi prodotti io non so bene dirvi la vestibilità. Riguardo le scarpe invece posso dirvi che sono quelle da bambino molto molto simili, vedete, a queste qui, ossia a quelle da adulta. Naturalmente rispetto a queste qui cambiano un pochettino le colorazioni, perché bianche color argento tipo oleografato sono bellissime e blu, e mentre i colori da donna, come vi dirò fra pochissimo, sono un pochettino diversi. Se comunque avete una misura di piede 36, secondo me, se vi piacciono le colorazioni, visto il prezzo ottimo, potete anche provare ad acquistarle, perché comunque io ho 37 e questo è un 37, questo è un 37 e a me va perfetto. Quindi comunque, se magari siete donne dal piede più piccolino, approfittatene visto il prezzo ottimo, anche perché in estate o in primavera queste scarpe sono fantastiche. Riguardo i jeans da bambina, stesso discorso dei calzoncini corti. Io non so bene come calzano perché comunque non ho avuto la possibilità di provarli e, come vi ripeto, non mi sembrava il caso, non mi sono messa ad aprire le confezioni. Però ho visto le maglie, quelle da bambina, 4,99€, misura 16-14 anni, sono 3, non ho capito bene le taglie, ero quasi tentata di acquistare la taglia più grande da bambina, però ragazze, secondo me calzano piccole, io comunque sono forte di seno, ho delle belle spalle, non so se hanno i grandi, potrebbero stare bene comunque. Anzi, se qualcuna di voi le ha acquistato questi prodotti, ci faccia assolutamente sapere nei commenti. Passiamo adesso a tutti i prodotti da donna. Allora, camicia in jeans da donna, come potete vedere io ho ricevuto questa qui, che è fra le due quella con il lavaggio più chiaro, e mi hanno inviato una taglia 40 italiana. Però ragazze, cioè, rendetevi conto che è grandissima. Il tessuto, sono sincera, è buono, è in 100% cotone, è una camicia che, vedete, ha i bottoncini a clip, quindi non è la classica di jeans con i bottoni normali. La stessa cosa ha il bottoncino in clip anche sulla manica, ma la particolarità è questa apertura, vedete, è quasi aperta, quindi secondo me è carina con qualcosa sotto. Io sinceramente, se devo dirvi la verità, non l'ho apprezzata tantissimo, non la abbino facilmente, però comunque ho notato che ha un buon capo, che nonostante i lavaggi non si rovina. E di queste camicie, cioè, voi secondo me qualunque taglia avete, prendete sempre la 40, la S, insomma la più piccola, e anche dell'altra, quella diciamo con lavaggio più scuro, sempre la stessa cosa. Maglia da donna con grigia con le stelline, ragazze io non l'ho proprio vista, cioè, e ho pure guardato bene, da me non...
non c'era, non lo so, non l'ho trovata. Le sciarpe da donna 6,99 euro, nera glitterata e blu glitterata, sono praticamente identiche a quelle uscite per Natale. Il giubbino da donna, quelli i tre, blu, nero e nero glitterato, a 16,99 euro. Comunque sono sempre gli stessi, sono stati riproposti dalla collezione di Natale. Le scarpe da donna, ragazze, nel mio punto vendita, come quelle da bambina, hanno avuto grandissimo successo, sono naturalmente queste qui. E rispetto a quelle da bambina, qui sono nere, cioè in quella da bambina c'erano blu jeans, qui abbiamo la nuance nera, sono comunque sneakers in cuoio, sono fatte molto bene, non si rovinano, le ho trovate anche comode e soprattutto, come vi dicevo anche prima, calzano il numero che si ha. Secondo me, se si ha quella mezza misura di più, tipo 37,5, 38,5, 39,5, io prenderei sempre tipo 40. Ad esempio, io se avessi 37,5 avrei preso senza dubbio il 38. E di queste ho visto che sono molto molto carine anche quelle grigie oleografiche. E la particolarità è che hanno questi lacci tutti colorati e che si abbinano alle calze da donna. Misure 35-42, prezzo 1,90€. Non ho trovato la misura, quindi alla fine, nonostante il prezzo basso, ho deciso di non acquistarle, perché comunque prendere un 39-42 per me che ho 37 non mi sembra adatto. Vi parlo poi della famosa questione maglioncini, di cui vi ho anche introdotto qualcosa prima. Ragazze, io vi ripeto, non so cosa sia successo, so solo che io la settimana scorsa, due settimane fa, non ricordo neanche, ho ricevuto questo che, vedete, è il maglioncino che dovevamo trovare appunto da Lidl da oggi. Dopo questo, sinceramente, io non so cosa sia successo, perché sono stati ritirati questi capi, che problema c'è stato magari un problema in magazzino. Ragazzi, io non ne ho la più pallida idea, sto proprio sparlando perché non so che dirvi, anzi, se qualcuna di voi può darci delucidazioni, ce lo faccia sapere nei commenti. Però la cosa che io voglio dirvi è che io, da me, i maglioncini c'erano e io li ho anche acquistati. Vi faccio vedere che facciamo prima. Eccolo, cioè io sono andata da Lidl pensando, come naturalmente mi avete detto tutte voi, di non trovarli. Quindi stavo dando un'occhiata tra i calzini, le scarpe, soprattutto le maglie a manica corta da bambina, che era quello che volevo acquistare, ma ve l'ho detto adesso. E fra le altre cose, ragazzi, ho trovato i maglioncini. Ragazzi, io ve lo giuro, questo non è un prodotto che mi ha mandato Lidl, questo io l'ho comprato, ve l'ho detto anche nello scorso video, vi ho fatto vedere anche lo scontrino. Io questo maglioncino l'ho acquistato con i miei soldi e ho con scritto Sunday, quindi quello grigio, e che anche nello scorso video io vi ho detto che volevo acquistare, che mi piaceva tantissimo, e soprattutto io volevo acquistare una taglia M, perché comunque io di questo maglioncino, che è quello a righe, ho la S e mi va giusto. Però ragazze, da me le taglie erano quasi tutte S, XS, M. La M mi sembra c'era di un altro colore. Comunque il maglioncino in questione, bando alle ciance, è questo. Cioè, ragazze, io non ci credevo proprio, dopo tutto quello che avevo sentito, di trovarlo. Come stoffa è 100% cotone, stessa cosa di questo qui a righe, e guardandolo proprio adesso lo vedo identico, cioè di grandezza e di taglia, a quello che ho indosso. Magari fatemi sapere anche voi, se qualcuno di voi, spero che l'abbia preso. Proseguiamo ancora con altri prodotti Esmara by Heidi Klum. Abbiamo la maglia a maniche corte, 4,99 euro, quella a righe, che sì, è carina, però non mi fa impazzire. E infine troviamo i jeans super skinny con tre lavaggi a 12,99 euro. Comunque ragazze, con questo è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa voi avete trovato di questa collezione, se avete acquistato qualcosa in particolare. Io, tirando le somme, posso dirvi che mi è piaciuta davvero tantissimo, secondo me è molto molto più carina anche rispetto alla collezione di Natale, che tutti i capi sono di gran moda, e mi fa piacere che comunque i tessuti sono in cotone e i prezzi sono ottimi. Ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!